non ci sarà nessun esubero a CSP grazie all'accordo del 19 maggio scorso. È questo uno degli impegni presi nel vertice tra dirigenza della società e sindacati. Conferenza congiunta del senatore Battistoni e del deputato Battilocchio prima dell'insediamento, ribadita la volontà di restare presenti nel territorio. Proseguono alla Dispoli controlli congiunti polizia comune, polizia locale comune per sgomberare gli alloggi ADAR occupati abusivamente. Giornata di studio domani in Corte di Cassazione a Roma per ricordare l'ex presidente del Tribunale di Civitavecchia, Mario Almerini. Per il Civitavecchia nel turno infrasettimanale un pareggio col Cregas che avvicina i nerazzurri alla salvezza. Per la squadra di fronti in rete il giovane Marras. Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. Apriamo con parlando di sindacati. Nessun esubero grazie all'accordo del 19 maggio scorso. Sospensione dalla prossima mensilità della trattenuta sugli istituti accessori della giornata lavorativa e avvio di un confronto sulla restituzione della giornata lavorativa non appena pronto il budget di previsione 2018. Sono gli impegni scaturiti al termine di un vertice che ha visto fronte la direzione di Civitavecchia Servizi Pubblici e i massimi esponenti sindacali di CGIL, CISL, UIL e USB. Vediamo il servizio. È ripreso il dialogo tra la direzione di Civitavecchia Servizi Pubblici e le organizzazioni sindacali con l'eccezione di UGL e Fiadel. Martedì scorso l'amministratore di CSP, Francesco De Leva, si è incontrato con i massimi rappresentanti locali di CGL, CISL, UIL e USB per un bilancio dello stato di attuazione dell'accordo siglato il 19 maggio dello scorso anno. Nel corso dell'incontro le organizzazioni sindacali hanno voluto chiarire da subito che non ci sono le condizioni per eventuali procedure di mobilità, peraltro esclusa da De Leva proprio grazie all'accordo del 2017. I sindacati hanno poi ribadito che dovranno essere restituiti gli istituti accessori sulla giornata lavorativa trattenuta ai dipendenti e le parti hanno concordato sull'effettuazione di un incontro dopo la discussione del budget aziendale del 2018 per verificare il livello di copertura finanziaria. Le organizzazioni sindacali hanno intanto chiesto la sospensione immediata delle trattenute sugli istituti accessori e l'apertura di un confronto per la restituzione della stessa giornata trattenuta e definita giornata di solidarietà. Per il segretario generale della CGIL, Alberto Manzini, restano ancora da definire importanti questioni, a partire da un'organizzazione del lavoro più puntuale verso le esigenze dei servizi offerti e qualitativamente rilevanti e il perché di un numero eccessivo di straordinari erogati. A riguardo i sindacati hanno anche evidenziato come dal miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dal contenimento degli straordinari si potranno recuperare risorse per adeguare gli orari dei part-time. Sempre per la CGIL resta infine ancora un punto da condividere sindacalmente e che è rivolto al contenimento delle uscite da prevedere nel bilancio di CSP, sia riguardo gli adeguamenti economici dei livelli più alti, sia per la costituzione del Consiglio di amministrazione, che seppure previsto dalle attuali normative, per i sindacati aggraverebbe le attuali precarie finanze della società controllata dal Comune. Abbiamo infine chiesto, conclude il responsabile UIL Giancarlo Turchetti, che venga rispettato il piano industriale per acquisire nuovi servizi capaci di garantire sostenibilità economica e prospettive di sviluppo. In ultimo, i sindacati hanno evidenziato che i servizi affidati dal socio unico, ovvero il Comune, a CSP sono ad un prezzo inferiore dei precedenti, il che crea sicuramente delle difficoltà di tenuta. Chiediamo quindi, sottolinea sempre il responsabile locale della UIL, che vengano rivisti ad un prezzo congruo al servizio espletato i patti di servizio che il Comune ha affidato a CSP. Una piattaforma complessiva sul rilancio della portualità a partire dal legame indissolubile tra porto e città è l'obiettivo del lavoro intrapreso dalla Commissione Porti dell'ANCI e che vedrà coinvolte tutte le città portuali con specifiche proposte di lavoro, con al centro la blue economy e l'attenzione ai temi legati all'ambiente e al rilancio del Mezzogiorno. Questa in sintesi la proposta emersa nel corso dei lavori della Commissione Porti di ANCI, alla quale hanno partecipato quasi tutte le città sedi di autorità portuale. Presente ovviamente anche il sindaco di Civitavecchia Antonio Cozzolino, accompagnato dal capogruppo Francesco Fortunato. Il presidente della Commissione Porti, Filippo Nogarin, ha detto Cozzolino, sta facendo un ottimo lavoro e sulla questione portualità i rappresentanti dei comuni, a prescindere dal loro colore politico, sono d'accordo.
non si possono escludere le città dagli strumenti di pianificazione. Allontanare città e porto è un errore già fatto in passato e che non si deve ripetere. Per questo mi auguro che quanto ANCI si propone riesca ad essere realizzato. Conferenza stampa di pre-insediamento per il deputato Alessandro Battilocchio e il senatore Francesco Battistoni, eletti nell'elezione del 4 marzo nei collegi uninominali locali, questa mattina all'Aula Cuturi del Comune di Civitavecchia. Dopo aver incontrato il sindaco Antonio Cozzolino, i due parlamentari azzurri hanno ribadito l'intenzione di essere a disposizione del territorio. Sentiamo. Francesco Battistoni, senatore sul territorio con 118.500 preferenze, sono tantissime. Batti e ribatti, come ha detto prima, lei e Battilocchio, insomma, avete stravinto. Sì, abbiamo stravinto, abbiamo battuto tutto il territorio, abbiamo fatto benissimo questo collegio, perché non ci dobbiamo dimenticare che inizialmente questo collegio, anche dai sondaggi, dai sondaggisti più accreditati, era colorato di giallo, un giallo anche intenso, che anzi scoloriva di azzurro anche la parte viterbese del collegio senatoriale, ma devo dire che con un grande lavoro a livello territoriale, avendo condiviso tutte le iniziative, siamo riusciti a capovolgere questa situazione e a trasformare in azzurro scuro un collegio che non era facilissimo, e questo grazie agli elettori. Però manterrete questa presenza sul territorio, l'ha detto anche prima in conferenza, tranne i giorni che sarà impegnato in Parlamento, poi sarà qui comunque nei comuni del collegio. Sicuramente sì, è stato un punto di forza della nostra campagna elettorale, noi siamo ancora convinti che la politica va fatta in mezzo alla gente, attraverso iniziative concrete, per carità, pur non sottovalutando l'aspetto dei social, che ormai è divenuto importante anche nella politica, ma io credo che bisogna conciliare le due cose. A noi piace stare fra la gente, aprire una sede, renderci a disposizione, ascoltare le loro problematiche, quindi questa sarà la nostra impostazione e la nostra attività sul territorio. Alessandro Battilocchio, deputato del territorio, tanto impegno e tanti consensi. Beh, diciamo che è il momento in cui ci stiamo un po' rendendo conto di questo grande consenso che ci è stato accordato. Siamo diventati il collegio più votato di Roma e provincia, oltre il 40%, quindi è un motivo veramente di grande, grande soddisfazione. E però personalmente sento anche tutto il peso e tutta la responsabilità di onorare al meglio questa fiducia. Quindi veramente maniche rimboccate e voglia di fare bene. Oltretutto con un ufficio che aprirà proprio a Civitavecchia. Civitavecchia in corso Centocelle, un punto di incontro, di confronto e di ascolto. Lo slogan della mia campagna elettorale era sempre tra la mia gente, è un qualcosa che mi viene anche piuttosto naturale, perché chi mi conosce sa che è stato sempre il leitmotiv della mia azione, e così continuerò con semplicità, umiltà e voglia di fare bene. La Confcommercio di Civitavecchia chiede chiarimenti all'amministrazione comunale relativa al recente censimento dei mezzi pubblicitari effettuato dalla società Abaco, e al quale sono seguite le richieste di versamento dei tributi sulla pubblicità e sulle affissioni. Il presidente dell'Associazione dei commercianti, Graziano Luciani, sottolinea che la scarsa informazione sul nuovo approccio rispetto ai metodi seguiti negli anni scorsi ha determinato confusione, soprattutto riguardo ai metodi seguiti per il calcolo dei contributi. Alla luce delle tantissime richieste di chiarimento, la Confcommercio ha chiesto al Palazzo del Pincio un differimento dei termini di pagamento al 30 aprile e ha attivato un servizio esclusivo per gli associati per verificare la congruità delle richieste e la corretta applicazione del tributo. Seguirà a breve un incontro dedicato organizzato con la società Abaco per rispondere a dubbi e quesiti degli operatori. Bisognerà aspettare ancora prima che venga riattivato il bus navetta che da Cervetri La Dispoli porta all'aeroporto di Fiumicino. A mancare infatti sarebbe lo stanziamento delle risorse per la copertura dell'IVA da parte del comune di Cervetri. Questo avverrà nel Consiglio Comunale del 29 marzo dopo l'approvazione del bilancio di previsione. Ascoltiamo.
Bisognerà aspettare almeno fino alla fine di marzo prima di chiedere alla Regione Lazio di ripristinare il bus navetta che da Cervetere e la Dispoli porta ai centri commerciali all'aeroporto di Fiumicino. La colpa della mancata attivazione ad oggi del servizio promesso anche dalla Regione Lazio sotto campagna elettorale non sarebbe infatti da attribuire ai vertici della Pisana che già da qualche mese hanno concesso il contributo per il servizio stesso. Contributo posto all'interno di un cassetto in attesa che i due comuni del comprensorio terminino tutti gli iter burocratici per la sua attivazione. Se infatti alla Regione spettava il finanziamento del servizio, ai comuni di Ladispoli e Cerveteri spetta quello di destinare le somme necessarie a coprire l'IVA. Il comune di Ladispoli lo ha già fatto con l'approvazione nelle settimane scorse del bilancio di previsione 2018. A mancare è ancora il comune di Cerveteri, capofila del progetto e del TPL integrato. La massima assise cittadina sarà chiamata ad approvare il bilancio solo a fine marzo, precisamente il 29 del mese. Nel documento, in attesa di essere approvato dai consiglieri comunali, c'è anche l'IVA da destinare al servizio navetta. Solo dopo il servizio potrà essere ripristinato con le stesse modalità di prima. Anche questa volta, cioè, si tratta di un servizio sperimentale della durata limitata, pari a circa 6 mesi. Importante intervento di Acea Ato 2 sulla rete fognaria di Tolfa in località Poggiarello. L'amministrazione comunale tolfetana spiega che si tratta di un'opera attesa da anni che va a dare servizi ai cittadini che stanno recuperando le vecchie stalle. La lavorazione in corso, precisamente in via del mattatoio, consentirà di collettare ulteriori utenze cittadine alla rete fognaria esistente. L'intervento si compone di un tratto fognario a gravità e di un impianto di sollevamento. Ad oggi è stata completata la posa in opera della tubazione a gravità su via del mattatoio, via della cava e via della concia. Verranno di seguito posate in opera le tubazioni collegate alla stazione di sollevamento. Soddisfatti il sindaco Luigi Landi, che da sempre ha l'iter tecnico-amministrativo dell'intervento, ed il delegato ai lavori pubblici Domenico Lucianatelli. E proseguono alla Dispoli i controlli congiunti tra comune e polizia locale per sgomberare gli alloggi ATER da chi li occupa abusivamente. Allo stesso tempo l'amministrazione ha già realizzato un nuovo regolamento per l'assegnazione delle case ATER che dovrà ora essere approvato dal Consiglio Comunale. Diverse le novità, sentiamo l'intervista all'assessore alle politiche sociali del Comune Lucia Cordeschi. Finalmente possiamo annunciare che il regolamento è finito e sta seguendo l'iter della commissione istituzionale in giunta e poi approderà in consiglio comunale, e dal giorno dopo praticamente la commissione già formata, sempre con delibera di giunta, si occuperà di valutare tutte le domande pervenute fino adesso e di distilare la nuova graduatoria e per gli aventi diritto. Nel frattempo siamo comunque continuando i controlli degli alloggi occupati abusivamente, e infatti, come annunciato dall'articolo, praticamente il 28 faremo altri 2 sgomberi, dei quali ovviamente ci è arrivato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia. La novità, diciamo, una delle novità apportate in questo nuovo regolamento è appunto l'istituzione della commissione che analizzerà tutte le domande, che sarà in carica soltanto 3 anni. E non potrà essere cambiata prima e non potrà essere rinnovata. E poi abbiamo cambiato tutti i criteri per l'assegnazione dei punteggi per l'alloggio e ovviamente abbiamo favorito le categorie più deboli e i nuclei familiari composti ovviamente da anziani o minori con handicap, e poi a scalare tutte le varie categorie, ovviamente il sovraffollamento. Abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno e però assegnare dei punteggi secondo le necessità. In totale abbiamo 80 alloggi. L'amministrazione Grando ha già fatto domanda ufficiale all'ATER di costruire altri alloggi o di trovare accordi con
vari imprenditori insomma, per appunto la costruzione dei nuovi alloggi. E questi 40 appartamenti sembrano tanti, ma in realtà sono pochi, ma nasce questo numero dal fatto che ci sono vari motivi. Siamo venuti a conoscenza anche del fatto che queste case vengono riaffittate, i vecchi affittatari hanno case di proprietà. Quindi è una cosa gravissima, come capirà bene, sì. E abbiamo fatto denuncia anche alla Guardia di Finanza e quindi ora ci saranno tutti i controlli del caso. C'è una discarica abusiva in costante aumento in via Molinari a Civitavecchia, ma nonostante le ripetute segnalazioni non c'è stato alcun intervento da parte delle autorità competenti. A portare all'attenzione la situazione di degrado è un cittadino, Stefano Marino, ma sentiamolo in un'intervista. Siamo così da circa un 4-5 mesi e la situazione è andata peggiorando perché naturalmente vedendo questo cumulo di detriti si aggiungono, lo usano ormai come una discarica. E poi ha fatto le segnalazioni al comune? Ho presentato una segnalazione il 30 gennaio sperando in un pronto intervento delle autorità competenti, ma a tutt'oggi nessuno mi ha contattato. La situazione sta peggiorando, ossia continuano sempre di più a scaricare in questa zona. Ma per quello che ho potuto constatare, il cumulo di macerie, di detriti, di qualsiasi tipo di rifiuti è aumentato col tempo. È diventata, diciamo, un'abitudine più che una cosa casuale. Giornata di studio in ricordo di Mario Almerighi, ex presidente del Tribunale di Civitavecchia. Domani, a partire dalle ore 9, presso l'Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione in piazza Cavour a Roma. La giornata sarà presieduta da Vito D'Ambrosio, presidente dell'Associazione Sandro Pertini e già sostituto procuratore generale presso la Cassazione. In programma gli interventi di Giovanni Baclet, professore ordinario di fisica presso la Sapienza, Carlo Brusco, già presidente di Roma, Fernanda Contri, già vicepresidente della Corte Costituzionale. Interverranno ancora Mario Fresa, sostituto procuratore generale presso la Cassazione, Adelmo Manna, ordinario di diritto penale all'Università di Foggia, Silvia Mazzocchi, giornalista e scrittrice, Francesco Monastero, presidente del Tribunale di Roma, l'avvocato Giuseppe Zupo e Leonardo Agueci, ex procuratore della Repubblica giunto presso il Tribunale di Palermo. E domani alle 21 al Teatro Traiano va in scena la 18ª edizione di Itinerari, serata di cabaret e musica organizzata da Avis, sezione comunale di Civitavecchia, in collaborazione con l'associazione artistico-culturale Il Mosaico. Ospiti della serata saranno l'imitatore Gianfranco Butinar con lo spettacolo Arte d'Identità, accompagnato dalle chitarre del maestro Giandomenico Anellino e il cantante Yuri B. Il coordinamento artistico è di Giulio Castello e la serata sarà presentata da Nicoletta Scirè. La serata è a favore dell'Avis Comunale Sezione Mario Villotti tramite sottoscrizione. Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri telefonici 333 6709 020 oppure lo 0766 21 280. E domani anche secondo appuntamento con i salotti musicali organizzati dall'Associazione Musicale Ponchielli in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura. Alle 18 alla Cittadella della Musica si esibirà il Roma's Clarinet Choir, formazione musicale formata da giovani professionisti diretti dal maestro Salvatore Schembali. Il complesso musicale, formato esclusivamente da clarinetti, dal piccolo in mib al mastodontico clarinetto contrabbasso, proporrà agli ascoltatori un programma variegato, dal classico alle colonne sonore fino al concerto per sassofono. L'ingresso è gratuito. Bene, termina qui l'edizione del nostro telegiornale. Restate con noi perché tra poco ci saranno le notizie di Sport Time 24. Buonasera.
Buonasera e ben trovate ad una nuova edizione di Sport Time 24 che apriamo parlando di calcio. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le squadre locali e del comprensorio impegnate nel turno infrasettimanale di eccellenza. Il Civitavecchia ha impattato sull'1-1 sul campo del Crecas. Nerazzurri in vantaggio con la rete del giovane Marras al terzo del secondo tempo e raggiunti al 27esimo da Fischetti. Vittoria di misura importante per il Ladispoli che all'Angelo Sale ottiene i 3 punti grazie all'1-0 contro il Real Monterotondo Scalo. In rete per i padroni di casa Bertino. Sconfitta pesante in chiave salvezza invece per il Tolfa battuto 1-0 allo Scoponi. A festeggiare è stata la Boreale che in classifica sorpassa i Collinari che però hanno 2 partite da recuperare. Parliamo adesso di pallavolo, la Margutta ASP bissa la vittoria dell'andata e conquista la finale della Coppa Lazio di Serie C. Nel ritorno della semifinale che si è giocato ieri sera al Palasport, le rossoblù hanno sconfitto per 3-1 l'Onda Volley. Il match ha visto il sestetto di Mauro Taranta dominare in lungo e in largo i set dispari e soffrire moltissimo nei set pari. Nella finale, che si giocherà sabato 31 marzo in campo neutro, Iengo e compagni dovranno sfidare il Terracina che nell'altra semifinale ha eliminato la Fenice. Ascoltiamo l'intervista. Mauro Taranta, la Margutta vince contro l'Onda Volley e si qualifica alla finale. Partita direi lottata soprattutto nei 7 pari e invece quelli dispari, la Margutta si è imposta facilmente sugli avversari. Sì, abbiamo visto una bellissima partita stasera tra 2 squadre che stanno nei rispettivi campionati e ovviamente in posizione d'arte di classifica ci si deve aspettarci questo. Noi avevamo già fatto una bella gara all'andata che in ogni caso era finita 3-2 anche da loro e oggi volevamo sicuramente conquistare la finale e loro sono state brave in alcuni set a metterci un po' in difficoltà. Le ragazze stasera sono state un po' più attente rispetto anche a sabato e il risultato è che anche soffrendo abbiamo chiuso i set importanti. Si chiamava spesso palleggio, cercate di palleggiare, questa forse è una cosa molto importante per cercare di mettere in difficoltà l'avversario. Sì, perché questa abbiamo visto una squadra che in difesa tirava su tanti palloni e bisognava ogni tanto cambiare la maniera di giocare, invece noi siamo un po' abituati a forzare sempre i colpi e con squadre che difendono tanto spesso e volentieri questo lavoro non ti porta risultati, però le ragazze sono state bene a stare concentrate nei momenti quelli importanti della gara perché volevano questa finale, era importante conquistarla e ci siamo riusciti. Ed ora dopo la gara con lo Zagarolo di campionato ci sarà la finale contro Terracina che ha battuto la Fenice, per cui... Ecco, sinceramente sì. Non ho visto sì. I risultati, adesso la testa va un po' a una partita delicatissima come quella di Zagarolo dove ci aspettiamo qualche difficoltà, non so quale ragazze potremmo contare, soprattutto nei centrali, stasera si è vista un po' che quando abbiamo la Paolini la squadra fa certamente un altro effetto, quando abbiamo qualche mancanza in qualche ruolo si sente. Parliamo adesso di windsurf, al via oggi il CICO, il campionato italiano delle classi olimpiche. A Genova saranno tanti civitavecchesi che scenderanno in acqua. In ambito maschile Camboni punta a confermarsi campione italiano e dovrà vincere la concorrenza, tra gli altri, degli atleti della Lega Navale di Civitavecchia, Evangelisti, Gallo, Montanucci e Di Tomassi. Non ci sarà invece Daniele Benedetti, che da poco ha ripreso ad allenarsi dopo l'infortunio al ginocchio. In ambito femminile Veronica Fanciulli proverà a dire la sua e a mettere dietro le avversarie Tartaglini e Maggetti. Cambiamo sport. Mattinata emozionante questa mattina alla scuola media Flavioni. Il 3 volte campione olimpico di tuffi Klaus Di Biasi ha incontrato i ragazzi della scuola media Flavioni all'interno del progetto del CONI Lazio. I giovani incontrano i campioni, a cui hanno partecipato in altre tappe anche i civitavecchiesi Damiano Lestingi ed Erika Bello. Di Biasi ha parlato ai ragazzi non solo dei suoi tanti successi, ma anche di come avvicinare i più giovani alla pratica sportiva. Ascoltiamo le interviste. Klaus Di Biasi quest'oggi qui alla scuola Faioni, un incontro importante con i ragazzi delle scuole. Cosa dirà proprio i ragazzi delle scuole riguardo lo sport? Sono veramente onorato, molto contento. Ogni tanto mi capita, il CONI di Roma mi chiama per fare questi incontri con i ragazzi e mi piace parlare a loro proprio perché non conoscono quello che è stato, un po' la storia. Io tuffatore, insomma tanti anni di un po' di sofferenza, un po' di emozioni da trasmettere e da
dire a loro che è importante fare lo sport. Non è detto che sì. Bisogna arrivare alle medaglie, no? Cioè è importante fare lo sport, partecipare e, per la salute propria, anche per la scuola. Esatto, anche perché poi spesso si dice che lo sport è la metafora della vita. Esatto, lo sport insegna molte cose e anche i nostri insegnanti cercano di far capire questo ai ragazzi, no? Adesso parleremo poi durante la lezione qui, li racconterò loro un po' di cose importanti. Anche delle tante vittorie che ha fatto. Della vita. Sì, 3 medaglie ai Giochi Olimpici. Sì. Noi le ricordiamo anche oggi, anche questo periodo, ha compiuto 70 anni e quando ha compiuto 70 anni c'è stato un grande richiamo l'anno scorso, ottobre. Sì, infatti sono stato molto contento che molte persone si sono ricordate, fra l'altro la federazione, la stampa, insomma, hanno fatto belle cose. Sono onorato di questo dopo tanti anni. Però devo dire, ho fatto anche parecchi anni a livello alto nello sport, 4 Olimpiadi, 5 medaglie, insomma è una bella soddisfazione. È una giornata eccezionale per noi, io quasi sono commosso perché non posso non ricordare quando ero poco più che bambino e il grande campione vinse la prima medaglia alle Olimpiadi di Tokyo e poi tutte le altre, quindi per me ricordo mio padre che diceva nel momento in cui suonava l'inno d'Italia: alziamoci in piedi e godiamoci questo inno, perché è una cosa bellissima. Ho seguito tutte le diciamo la sua carriera e ancora me ne ricordo l'ultima, 76, facevo l'ISEF, quindi un mito. Ci tengo a far conoscere ai ragazzi la vita di un campione, come si fa a vivere una vita di sport, quali sono le rinunce, quali sono i valori che lo sport ti può dare. Anche i piaceri. E i piaceri, assolutamente sì, però a fronte di un sacrificio che i giovani di oggi non sanno cosa sia. Parliamo adesso di pugilato. Per Angelo Rizzo sarà un weekend di riposo. Il match che avrebbe dovuto vedere impegnato il Grizzly a Reggio Calabria contro l'ungherese Zoltan Eniedi è stato annullato. Al momento non si conosce il motivo della cancellazione del combattimento. Mi dispiace non poter disputare il match, dichiara Rizzo, ma siamo già al lavoro per la prossima sfida. La corsa al titolo italiano dei massimi non si ferma. Chiudiamo parlando di kickboxing. Emanuele Feoli torna con un bronzo dall'esperienza al World Muay Thai di Bangkok. Il fighter della nazionale italiana ha preso parte alla gara della categoria 67 kg e si è dovuto arrendere solamente all'ostico russo Alexander. Qualche rammarico per il civitavecchiese che era partito bene nel combattimento. Nonostante la mancata finale, Feoli può sorridere anche perché ha ricevuto la chiamata azzurra per gli europei di maggio a Frosinone. Bene, era questa l'ultima notizia di Sporttime 24, siamo ai saluti, vi ricordo però che adesso ci saranno le informazioni del meteo. Grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.